Amici ascoltatori e telespettatori, vi auguriamo buone feste. Siamo a ridosso del Capodanno e noi andiamo ad intervistare nuovamente la nostra carissima amica Agostina Felici. Come va? Benino, bene, bene. Come hai trascorso le feste? Bene, sempre sola, cioè a Natale con i miei, con mio figlio e la sua famiglia. E quindi non sola, con tanta bella gente. No, sono stata benissimo perché loro a Natale noi ci teniamo, che bene. Facciamo insieme. Poi a Capodanno saremo tutti sparpagliati. Ma noi saremo accanto a te, cara. Ah, grazie. Grazie. Oggi andiamo a presentare. Dai, come ci divertiamo! È vero. Oggi andiamo a presentare nuovamente i vari libri che hai presentato nella tua vita. Ecco, il primo è questo. Come si intitola? Dovete sposarmi il Papa. Dietro vedo una bella foto. Sei te da piccola? Ho messo le mani tre volte. Sì, l'unica foto che ho. E le uniche scarpe, vedi che sono tutte rotte. C'era una fame. Purtroppo erano altre epoche. E che anni erano? 56, 50, 55, 56. Questo no, questo è uscito nel 2004. Però quell'età avevano giusto 10 anni. Sono del 44. Andiamo avanti. Adesso abbiamo un altro libro. Eccolo qua. Anna allo specchio, sempre il tuo libro. E in questo che cosa racconti? Le stesse cose o qualcosa di nuovo? Beh, quasi sempre la stessa storia, solo che l'ho voluto rifare molto meglio, perché io non è che sono una grande scrittrice che magari so come va messo, come va romanzato. E quindi per farlo romanzare un po' mi ha aiutato un mio carissimo amico, Michelangelo Pecoraro. E questo è venuto una favola e piace a tutti. È stato apprezzato moltissimo, venduto ovunque, ma poi andiamo avanti con una terza riedizione. Sì. Il titolo cambia riprendendo il titolo precedente. Brava, sì sì, perché ci sono tutte foto in mezzo con gli attori dove con chi ho lavorato. È tutto a colori, è tutto diverso. Bene, allora per... Se è la stessa storia però è diverso. Per la Befana... Fate questo regalo, comprate il libro della nostra amica Agostina, mi raccomando. Grazie. E la mia storia fa riconciliare con l'amore.